Presidente, allora affrontiamo la parte autunnale e invernale con un carico anche di incombenze che sono sicuramente al vostro vaglio, all'ordine del giorno, diciamo così. Stiamo ripartendo con tutte le cose che un po' avevamo lasciato sospeso per un piccolo periodo di vacanza. E nel giro di pochi giorni faremo un bilancio di previsione che andremo ad approvare in un prossimo CDA non lontano, quindi una questione di 15 giorni, non di più, e quindi daremo il via, se sarà possibile a livello economico, all'organizzazione del nuovo carnevale. Il vostro auspicio è regalare sempre un carnevale al top delle possibilità. Questione del caro di Rossini, cari nuovi, cari vecchi, quali le idee che vi stanno insomma girando per la mente in questo periodo? Allora, per quanto riguarda il caro di Rossini, ovviamente come sappiamo è un discorso a sé, nel senso che se verrà commissionato è una commissione da parte di Pesaro, finanziata da Pesaro, e quindi quello è una cosa che non va a incidere sulle economie normali del carnevale. E per quanto riguarda il resto, appunto, ci siamo dati una decina di giorni per poi fare appunto questo bilancio di previsione e decidere se come organizzare il carnevale anche a livello di costruzione di nuovi carri. Sicuramente, come abbiamo sempre detto, i nostri maestri carristi e le nostre maestranze sono al primo posto dei nostri pensieri, come giusto che sia, e ovviamente con le possibilità economiche che ci saranno. Quindi ecco, questo lo voglio sottolineare: se riuscissimo a fare tutto il fattibile, saremo felici, però lo dovremo verificare con l'economia, logicamente. Yeah.